Quattro cose assolutamente da evitare nel momento in cui voi siete poveri. Il quarto punto, uno dei più importanti, cucinare. Voi non potete cucinare, ad esempio. È inaccettabile. Cosa abbiamo detto prima? Abbiamo detto che il tempo è il vostro asset più importante. Voi non potete permettervi, nel momento in cui non avete soldi, di investire il vostro tempo in un qualcosa che vi porta via tempo, quando quel tempo lo potete comprare con qualche euro. Ora, per cucinarvi la cena, quanto ci mettete? Un'ora e mezza? Tra che dovete... Allora, considerate 2 ore, minimo 2 ore. Perché considerate fare la spesa, arrivare a casa, preparare le cosette, ok, sul tavolo lì, tutto quanto, cucinare, pulire tutto quanto, mettere via le cose, 2 ore. Se voi pensate che 2 ore della vostra vita valgono meno di 15 euro, ragazzi, avete un problema. Perché se voi in 2 ore della vostra vita non riuscite a fare almeno 15 euro, avete un problema. Perché in quelle 2 ore voi volete mettere su un qualcosa online, fare un account TikTok e vendere un prodotto su TikTok, fare uno store, fare un sito web, una pagina web da vendere magari a un'azienda per 100 euro, 50 euro, 30 euro, comunque siete in profitto. Le pulizie, uguale, stessa cosa. Se non avete soldi, vivete in un appartamento piccolo, quanto vi costa mezz'ora di pulizie di una che vi venga a pulire? 10 euro, non so quanto costa in Italia al giorno d'oggi, non ho più idea. Ok? Però se voi aggiungete alla vostra vita, mensilmente, qualche centinaia di euro, io vi posso assicurare che se investite bene quel tempo, non cazzeggiando, non perdendo il tempo solo a riguardare gli stessi corsi o a stare su TikTok, se voi effettivamente investite quelle 2 ore al giorno che avreste buttato in altro nel lavorare, facendo una qualsiasi tipo di attività online, vi assicuro che avrete un ROI sicuramente più alto, al 100%. O veramente, ragazzi, avete mezzo neurone che funziona, o è così. Ok?